Ben ritrovati cari amici e cari amiche di Total Photoshop, quest'oggi siamo qui a parlare di fotografia, fotografia che però prima di essere scattata vuole essere capita, pensata, immaginata, come si dice specificatamente nel linguaggio fotografico, previsualizzata. E quindi parliamo di composizione. Parliamo di composizione in questa serie di quaderni che sto sviluppando settimana dopo settimana, ormai da qualche mese, che si chiamano Shooting, lezioni di composizione fotografica. Ne parliamo perché in realtà la fotografia non è fatta solo di un apparecchio, di un obiettivo, di un sensore, di tecniche per l'esposizione, per la nitidezza, di ISO, diaframma, eccetera, eccetera, ma è fatta ancora di più di linguaggio, di per l'appunto composizione. In questi quaderni, in questi ebook che trovate online sul nostro store, quello che facciamo è sviscerare una serie di argomenti che ci permettono di capire fino in fondo com'è il linguaggio fotografico, cosa inquadrare, come inquadrarlo, partendo da quella che tutti noi abbiamo sentito spesso nominare essere la regola dei terzi, per esempio, o la porzione aurea, piuttosto che per capire come deve essere strutturato il ritmo visivo e in particolare il peso visivo, che è uno degli ultimi argomenti che abbiamo affrontato in uno degli ultimi numeri di Shooting, per l'appunto, ossia che cosa deve avere un particolare peso emozionale, sensoriale all'interno dei nostri scatti, perché le fotografie non sono, lo ripeto, fatte solo esclusivamente da elementi ben esposti, sono fatte soprattutto da elementi che comunicano delle sensazioni, delle emozioni, dei valori, dei concetti. Difatti, se guardiamo le foto più importanti della storia, non sono magari quelle tecnicamente più perfette, ma sono quelle che hanno un contenuto più di peso. Peso che è creato dall'emozione che trasferisce il soggetto in un momento, in un contesto, in un particolare luogo, per un particolare significato. Ma anche peso grafico, quindi dove vanno gli elementi, con che proporzioni, che cosa vogliono dire in una foto determinate proporzioni e posizioni grafiche. Ecco, tutto questo e molto altro lo affrontiamo in questi ebook che appunto si chiamano Shooting, lezioni di fotografia, per parlare, per capire, per leggere insieme le fotografie, ma soprattutto per scoprire un nuovo modo per scattare le nostre immagini.